Sei su una barca lungo il rio delle Amazzoni sotto il sole cocente. Mentre controlli la mappa, la tua barca inizia a oscillare avanti e indietro. L'acqua è agitata, quindi cerchi di tenere duro. Ti metti la mappa in tasca e cerchi di prendere il controllo della barca. Colpisci delle rocce frastagliate e ti abbassi per evitare i rami degli alberi. La barca colpisce un grosso scoglio apparso dal nulla e si capovolge. Stai nuotando nell'acqua torbida e verde. Mentre fai del tuo meglio per arrivare a riva, la barca viene spazzata via. Sott'acqua scopri un mondo nuovo di animali bizzarri e pericolosi. I pesci candiru sono creature simili a serpenti che possono crescere fino a 40 cm di lunghezza. L'arapaima può pesare più di un maschio adulto ed è più alto della maggior parte dei giocatori di basket. È il più grande pesce d'acqua dolce del Sud America. Ha un sistema branchiale ibrido che lo costringe a risalire in superficie ogni 5-15 minuti per respirare ossigeno per la sua grande vescica natatoria. Nuoti fuori dall'acqua in tempesta e ti asciughi. Oh no, la tua mappa è zuppa! Non puoi arrivare a destinazione senza la mappa. Ti avventuri nella fitta foresta pluviale, spingendo via i rami e le foglie. Più in profondità noti qualcosa su un albero. Si muove a malapena, ma ha artigli affilati e una pelliccia logora. Allunga il braccio verso un altro ramo e cerca di tirarsi su, sempre così lentamente. I bradipi dormono più di metà giornata e scendono dagli alberi solo una volta a settimana. Sono così immobili che a volte sul pelo gli crescono alghe e muschio. La foresta pluviale diventa più densa a ogni passo finché non c'è più nessun raggio di sole a illuminare il sentiero di fronte a te. Noti una figura che ti segue. A ogni ramo che calpesti senti un debole suono proprio accanto a te, che si fa strada alle tue spalle, di nascosto. Cammini più velocemente e il suono ti raggiunge. Esci dalla parte fitta e percorri uno stretto sentiero fino a raggiungere una scogliera. Non puoi camminare normalmente qui, quindi ti appoggi alla parete e cammini di lato per attraversare le colline. Ti muovi lentamente, con il fiume 9 metri sotto di te. Muovi il piede destro e alcuni sassi cadono nel fiume. Continui e fai un passo falso. Stai per cadere, ma ti aggrappi al grosso ramo di un albero e ti tiri su. Noti un paio di rane velenose colorate a pochi centimetri dalle tue dita. Toccare una di queste rane può essere estremamente pericoloso e dannoso, nonostante i loro colori incredibili. La rana velenosa dorata è uno degli animali più velenosi al mondo. Una di loro ti salta vicino, quindi lasci il ramo e ricadi nel fiume. Il fiume ti trascina fino a una corrente calma. Sotto di te c'è un gruppo di piranha dai denti aguzzi. Il loro colore rosso è inconfondibile e ti metti a nuotare come un atleta olimpico. I piranha mangiano tutto ciò che gli capita a tiro, indipendentemente dalle dimensioni. Ti aggrappi a un tronco e ti arrampichi su una roccia per riprendere fiato. C'è un'enorme anguilla elettrica sotto la roccia. Nonostante il nome, sono più imparentate con il pesce gatto. Usano i loro potentissimi 600 volt di elettricità per difendersi e catturare il cibo. Sei bloccato, a meno che tu non sia un basilisco comune e possa sguisciare in superficie come una moto d'acqua. Queste lucertole hanno speciali membrane sui piedi e possono correre per la lunghezza di un campo da basket. Salti su delle rocce fino a toccare terra. Cammini lungo il fiume fino a incontrare una roccia in movimento. Ti stropicci gli occhi e la vedi muoversi di nuovo. È una tartaruga dall'aspetto di dinosauro, che somiglia a un coccodrillo con un'armatura. La mata-mata è una tartaruga d'acqua dolce che si camuffa con l'ambiente circostante per catturare le prede. La sua testa si allunga più del suo corpo. La superi e continui. Torni nella foresta pluviale e trovi un posto per riposare. Aspetta, ci sono formiche giganti ovunque. Sono le formiche più grandi del mondo e causano una delle punture più dolorose, paragonabile a quella di una vespa. Ti alzi subito e trovi un altro posto dove riposare. Mentre continui a camminare, hai sempre la sensazione che qualcosa ti stia seguendo. Riesci a sentire il fruscio delle foglie, ma si sta facendo buio e non c'è modo di capire che succede. Trovi un bel posticino per accendere un falò e riposarti un po', ma in Amazzonia tutto è una minaccia, fatta eccezione per quei simpatici capibara che vagano in giro. Vivono in gruppi vicino a fonti d'acqua, sono anche i roditori più grandi del mondo. Non devi preoccuparti di loro se sei bloccato nel mezzo della foresta pluviale amazzonica. All'improvviso senti qualcosa che si avvicina a te. Guardi in basso e vedi un'enorme anaconda verde che sta per stringerti.
Sono i serpenti più pesanti del mondo, che possono crescere fino a 6 metri di lunghezza e hanno un enorme appetito. Ti alzi e corri via da lì. Sì, hai trovato una grotta decente in cui passare la notte. È giorno e sei ancora vivo. Cammini nella foresta pluviale. Sei riuscito a trovare una colazione per raccogliere un po' di energie per la giornata. Individui qualcosa su un albero che sembra un ramo, ma in realtà è un nittibio, un maestro del travestimento che trascorre giorni immobile sui rami spezzati degli alberi. Questi bizzarri uccelli usano quei rami come dimora permanente, dove depongono le uova e si rilassano tutto il giorno. Continui il tuo giro nella foresta pluviale e vedi un ragno errante brasiliano strisciare sul ramo di un albero di fronte a te. Nell'area amazzonica se ne trovano 8 di questa specie. Sono tra i ragni più aggressivi e velenosi in circolazione, quindi fai una grande deviazione e te ne vai. Senti che qualcuno ti cammina di nuovo accanto, ma non riesci ancora a capire cosa sia. Vedi una ripida scogliera con una cascata che si riversa in un grande lago. Sembra tutto tranquillo finché non vedi un gruppo di caimani neri radunarsi in riva. Sono i più grandi predatori dell'intero ecosistema amazzonico e si nutrono di tutto ciò che si muove. È una buona cosa che tu sia su delle alture. Wow! Scivoli e cadi nel fiume, in fondo. Finora nessun caimano ti ha visto. Nuoti sott'acqua e cerchi di raggiungere l'estremità opposta rispetto a dove si trovano quei rettili. Mentre esci e ti asciughi, noti alcune grandi macchie nere su di te. Provi a toglierle, ma si sono attaccate con forza. La gigantesca sanguisuga amazzonica trova la sua preda tracciandone il movimento e l'ombra. Una volta che si attaccano alla pelle, è estremamente difficile estrarle. Il modo migliore per farlo è far scorrere il dito vicino alla loro bocca e tirarle via lentamente. Le rimuovi e vedi che i caimani nuotano verso di te. Sei bloccato al muro con un gruppo di rettili affamati che si avvicina. All'improvviso salta fuori dall'acqua un delfino rosa che schizza acqua su di loro. Possono crescere più degli esseri umani e sono le vere celebrità dell'Amazzonia. Gli scienziati pensano che il loro colore venga dai capillari sulla loro pelle. In Amazzonia ci sono persino squali leuca. Questi pesci giganti carnivori sono minacciosi per l'uomo e nuotano sia in acqua salata che dolce. Questi squali cacciano qualsiasi cosa alla loro portata, inclusi altri squali. Il delfino ha distratto i caimani, quindi ti arrampichi sulla scogliera e cerchi un modo per scappare. Delle fauci aperte aspettano che tu cada nella fossa proprio sotto di te. Sei così fortunato da riuscire a scappare in cima, ma mentre ti tiri su, la prima cosa che vedi è un giaguaro che ti guarda dritto negli occhi. È lui la creatura che ti ha seguito tutto il tempo. Ti alzi mentre inizia a girarti intorno, preparandosi a colpire. Sai che non puoi affrontare un giaguaro né puoi sfuggirgli, quindi prendi il grosso ramo di un albero da terra per difenderti. Ti salta addosso, ma ti abbassi in tempo. Il giaguaro atterra nell'acqua lontano dai caimani. È una buona cosa che questi gatti giganti siano eccellenti nuotatori. Ti alzi e riprendi il cammino. Sorprendentemente, ritrovi la tua barca. La aggiusti e navighi via dall'Amazzonia.